Ma tu lo conosci il Mountain Dog Training? Si tratta del metodo di allenamento proposto da uno dei migliori tecnici di sempre, John Meadows. Questo video lo andremo ad analizzare insieme, vedremo quelli che sono i principi su cui si basa, come contestualizzarlo nel tuo protocollo, nel tuo macro ciclo di lavoro. Divideremo il video in tre parti, nello specifico. La prima parte sarà dedicata all'analisi del micro ciclo di lavoro, in particolare del workout design, quindi come è strutturato il singolo workout, qual è la scelta degli esercizi, come vengono impostati, l'ordine. Ci sono delle linee guida molto specifiche di John Meadows. La seconda parte invece è la split di allenamento, quindi come va a variare lo splittaggio di allenamento, quello che ha proposto a John. La terza parte è il mesociclo di lavoro, quindi come viene impostato il mesociclo, la progressione di lavoro. Parleremo di quello che è il Mountain Dog 1.0, versione più classica. È uscita poi una versione 2.0, una versione un po' più finale di John Meadows, con delle diverse influenze, diverse cose. Però di questo ne parliamo meglio nel video corso di livello 2, che sta per uscire, ma non dirlo a nessuno, su Rhino Nation. Poi ci arriviamo, poi dello spoiler. Prima di iniziare, però, ti piacerebbe essere parte di questo progetto, del progetto Rhino? In realtà è molto semplice. Eh sì, perché andando a mettere un like, un segui, è un'azione che a te non costa niente, ma a noi dà una mano importante e ci spinge a fare sempre di meglio, sempre più contenuti. Sono contenuti che richiedono molto tempo, ragazzi, molto tempo speso in ricerca, molto tempo ad editare, grazie Chris. Quindi il vostro supporto per noi è fondamentale. Vi ringraziamo e andiamo con il nostro video. Ok, la prima parte è il workout design, quindi il microciclo di lavoro, come viene impostato l'allenamento. Ecco, la cosa bella del Mountain Dog Training è che è un metodo che si basa molto su una componente di evidence-based. Infatti John Meadows è stato da sempre aiutato da due grandi e importanti figure, sono il PhD Scott Stevenson e il dottor Serrano. Quindi tutto quello che è l'impostazione, il design del microciclo di allenamento, ma anche il mesociclo, si basa proprio su evidenze scientifiche concrete. La scelta degli esercizi è abbastanza ben impostata, abbastanza chiara. Vediamola insieme. Il primo esercizio è un esercizio di preattivazione, quindi non un esercizio necessariamente di isolamento, ma un esercizio in cui voglio sentire bene il distretto lavorare. Quindi, per esempio, sul petto non partirò con una panca piana, ma partirò con una chest press, delle distensioni con manubri o anche logicamente con delle machine flies. Lo scopo logicamente non è quello di attivare il muscolo, perché il muscolo si attiva. Il termine preattivazione è un po' improprio in questo senso, ma è quello di massimizzare quello che è il reclutamento del muscolo sin dall'inizio, in un esercizio in cui possiamo avere una miglior connessione mente-muscolo, ed è soprattutto funzionale agli esercizi successivi. Il secondo esercizio, infatti, è un compound esplosivo. Quindi voglio un esercizio che sia un compound, un esercizio a grande sinergia articolare e muscolare, quindi per esempio una panca piana, una panca inclinata. John utilizza molto la panca inclinata per il petto, ed è un esercizio in cui ricerco esplosività, cioè voglio una concentrica che sia quanto più esplosiva possibile per un discorso di reclutamento delle fibre. Quindi andiamo a lavorare su una componente meccanica di fast twitch fibers e ci concentriamo su una progressione del carico su ripetizioni medio-basse nel tempo. A questo punto abbiamo preattivato, abbiamo un esercizio esplosivo, passiamo al terzo esercizio, un esercizio di supramax pump. Riempio di sangue il distretto. Vado a lavorare in questo caso su una componente metabolica. Ora, logicamente, quando parliamo di componente metabolica non è che faccio semplicemente un po' di pump, ma ci saranno carichi comunque importanti, ci sarà una tensione meccanica generata, un alto livello di effort, di cedimento. Però il senso qua è che sia per la scelta dell'esercizio, sia per le tecniche che utilizzo, e John è un grande fan di tecniche di intensità, cerco di creare quanto più pompaggio possibile, stress metabolico possibile sul distretto. Questo mi permette di sfruttare al massimo il quarto e l'ultimo esercizio, che è un esercizio di stretch, quindi un esercizio in cui ricerco tanta tensione e allungamento. Perché? Perché il muscolo è carico di sangue, sono ben caldo da un punto di vista articolare, quindi ho sbloccato gradualmente il ROM degli esercizi precedenti, quindi riesco a generare, a tenere una buona tensione, ma soprattutto col fatto che il distretto è carico, c'è una forte ipiremia, lo stretch da un punto di vista anche di fascia è molto più efficace. E in merito rimando a tutta la letteratura scientifica sull'efficacia del loaded stretch. Tra l'altro ci abbiamo fatto un post su Instagram nella pagina Rhino Nation. Questa pagina è nata per portare tanta informazione soprattutto da un punto di vista di letteratura scientifica, quindi metti il follow anche a questa pagina. Fai il piacere di non perderti neanche quei contenuti, perché hai accesso a veramente tanto materiale. Questa quindi è l'impostazione del workout, che normalmente utilizza di default. Poi per alcuni distretti come i polpacci, come le braccia, il workout design è un po' diverso. La maggior parte dei casi ricerca tanto pompaggio muscolare, perché sono distretti in cui non conviene sovraccaricare tanto se guardiamo alla longevità dell'atleta, cioè è inutile caricare tanto e cercare di massimizzare lo stimolo se poi l'atleta rischia di infortunarsi facilmente. Però l'impostazione del microciclo è questa. E ragazzi,
ragazzi, è veramente molto molto efficace, perché hai tutto con una logica ben specifica. A livello di sensazioni il muscolo ha lavorato e lavora bene. Seconda parte, andiamo a vedere quella che è la split di allenamento, e John Meadows normalmente utilizza quella che per l'appunto si chiama JM split. L'abbiamo visto nel videocorso di bodybuilding di primo livello su Rhino Nation, ne abbiamo parlato ampiamente nella parte dedicata alle split. La JM split prevede una ripartizione fatta nel seguente modo: petto, spalle, giornata poi di gambe, giornata di back e giornata di braccia, ovviamente con recupero variabile in funzione della split, come la voglio impostare. Fa parte di quelle che vengono nominate le 4 ways split, quindi split su 4 giorni. Non vuol dire però che mi devo allenare 4 giorni a settimana. Infatti Joe Meadows consiglia di inserire dei richiami sui distretti carenti, per esempio un quinto o addirittura sesto giorno se riusciamo a reggere, ma i richiami sono semplicemente dei lavori metabolici, quindi non ho il workout design così come detto nella prima parte, ma ho semplicemente dei lavori di pompaggio per richiamare per l'appunto sangue sul distretto, dare un ulteriore stimolo senza impattare però troppo sulla fatica. Quindi generalmente la split è una monofrequenza, salvo i distretti carenti che vengono allenati in multifrequenza. Anche qua massimo supporto delle evidenze scientifiche, nemmeno dirlo. Terza parte, parliamo del mesociclo di lavoro, quindi come viene gestita la progressione nel tempo. E anche qua John è molto specifico, il mountain dog training è brillante. Abbiamo tre fasi principali: una fase di preparazione, una fase di blasting, che già pensi di blasting già così pregusto proprio, e un'ultima fase di crociera o di deload. Nella fase di preparazione quello che voglio fare è aumentare gradualmente il volume di lavoro, quindi il senso chiave è quello di ottenere sempre il massimo dal minimo. Quindi se ho appena fatto un deload, ho appena iniziato, io già con un minimo di volume ho una buona risposta, quindi fare volume in più non mi porta realmente stimolo ulteriore. Ricordiamo sempre che la componente stimolatoria, diversi stimoli abbiamo, però è soprattutto una componente segnalatoria, è sostanzialmente un messaggio che deve arrivare all'organismo. Una volta che il messaggio arriva, è arrivato, è inutile che faccio altro, che mando sempre la stessa letterina con lo stesso messaggio, e quello si chiama per l'appunto jump volume, che in realtà è controproducente perché mi porta a accumulare fatica. Quindi in questo senso, una volta che inizio il volume può essere basso, ma gradualmente, secondo i principi generali del progressive overload, quindi di un aumento, un progressivo overload di componenti stimolatorie, dovrò aumentare il mio volume di allenamento. In sostanza, il muscolo si è adattato, devo rincarare costantemente la dose, e questa è la fase di preparazione. Una volta che ho raggiunto un volume ideale per stimolare il distretto, quindi non ha senso continuare a aggiungere, allora inizia la fase di blasting. La fase di blasting è la fase centrale in cui John Meadows si dà la pazza gioia, il masochismo, il sadismo interno più profondo, e aumenta, spara alta l'intensità di lavoro. Quindi raggiunto questo volume, io su questo volume creo un'intensità disumana. Il design John Meadows si fa con l'utilizzo di tecniche di intensità, e John spazia tantissimo. Se andate sul canale Mountain Dog One su YouTube, andate e mettete i video dal più vecchio e andate a vedere i video vecchi, è veramente un capolavoro. Io ogni tanto mi prendo un'oretta di tempo e inizio a vedere i video vecchi, le tecniche che utilizza, proprio quel sapore di retro di 15 anni fa, in cui poi vediamo, sono cose che utilizziamo anche adesso, le bande, le catene, le stop reps, eccetera. E ragazzi, la cosa bella di John Meadows è come ogni cosa che utilizza c'ha un preciso riscontro empirico, cioè l'intimità che crea. Perché fai l'all'eccentrico? Perché quando strippi il carico fai dello squeeze? Perché fai delle stop reps in questo modo, eccetera? Beh, se provate quello che lui propone, dite, cazzo, lo sento bene, funziona, riesco a stimolare, riesco a connettermi, non disperdo energia. Insomma, questo compromesso tra evidence based, ricerca scientifica, ma tanta intimità e pratica in sala, che pazzesco. E abbiamo poi infine la fase di tapering, cioè una volta conclusa la fase di blasting siamo arrivati a 9 mi raccolgono da per terra col cucchiaino, e c'è la fase di tapering, di crociera, di cruise, come la volete chiamare, che è una fase di deload. Volume, frequenza, intensità diminuiscono, mi riacchiappo un attimino e sono pronto per partire con un nuovo mesociclo di lavoro. Ragazzi, questa è una panoramica generale del mountain dog training, ma quello che vi dico è che sta uscendo il videocorso livello 2 di bodybuilding su Rhino Nation, quindi finalmente lo stiamo iniziando a far uscire. Lo volevate tanto, ho pubblicato tanti videocorsi, adesso è arrivato pure il suo momento, in cui analizziamo tutti i metodi di allenamento mai proposti nella storia, li vediamo proprio uno a uno. Li analizziamo non così, ma nel dettaglio, nel vivo, cercando di ragionare insieme su come inserire, come intervenire, come contestualizzarli al meglio. Quindi direi che è il caso di proprio buttarsi in questa nuova esperienza, in questo nuovo videocorso appetibile, Rhino Nation, link è qua sotto. Nel frattempo, per quanto riguarda voi, qualsiasi domanda qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. Ci vediamo al prossimo video.